Alexa, tira l'acqua. Le tiro subito, Andrea. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi torniamo a parlare di Switchbot. Infatti qua c'è una serie di prodotti e di accessori appunto di questo marchio che ho già portato qua sul canale, dove ho recensito loro i motion sensor e ho fatto vedere cosa è possibile fare con dei prodotti come questi, che sono dei prodotti veramente economici ma che ci permettono di fare cose assurdissime. E ovviamente uno dei punti di forza di Switchbot è il prezzo, perché questi accessori hanno prezzi incredibilmente bassi, e la semplicità di utilizzo e la completezza dell'applicazione che ci viene fornita per utilizzarli, e in più la compatibilità con Amazon Alexa o con Google Home, li rende praticamente dei prodotti incredibili. Come vi ho detto, questi li abbiamo già testati e già provati in un video, vi lascio qua sopra nelle schede la prova di questi motion sensor, che sono veramente dei prodotti assurdi. Mentre i dispositivi che andremo a vedere oggi sono lui, il termometro e misuratore dell'umidità, lui, lo Switchbot, un accessorio che va a premere o tirare qualsiasi cosa noi vogliamo, lui, che però abbiamo già visto insieme a lui perché è la mente, è quello che comanda tutto l'ecosistema Switchbot, e lei, questa telecamera di sorveglianza che va a riprendere a 360 gradi. E ragazzi, tanto per farvi capire il prezzo di prodotti Switchbot, lei in questo momento su Amazon è in vendita a 25 euro, e quando la vedrete tra poco in azione vi domanderete come può costare così poco. Quindi, detto tutto questo, direi che andiamo a togliere le scatole che non servono praticamente a niente e andiamo ad analizzare loro l'ecosistema Switchbot. Allora, lui, come abbiamo detto, ne abbiamo già parlato, quindi andiamo a eliminarlo, ma non lo lanciamo, e andiamo a vedere loro questi prodotti che nel video precedente non c'erano, che si sono integrati pienamente nell'ecosistema appunto di questa azienda. Allora, qua abbiamo lui, questo termometro e misuratore di percentuale di umidità, che lui attualmente costa 19,99 euro su Amazon. Ovviamente anche lui si integra con questo che è la mente che comanda tutti i dispositivi Switchbot, quindi tramite Switchbot in un attimo andiamo ad integrare qualsiasi dispositivo. Qua dietro abbiamo questo piccolo tasto che, andandolo a premere, va a attivare la funzione di connessione, che, andando a prendere il nostro smartphone e l'applicazione Switchbot, che è disponibile sia per iOS che per Android, vedete che in questo caso sono già collegate e configurate. Ma se io volessi aggiungere un altro dispositivo, perché tipo questo ne potrei volere più di uno nella mia abitazione, perché magari in ogni stanza voglio avere questo per sapere quanta temperatura c'è, quanta umidità c'è, e per fare questo ovviamente basterà andare a cliccare il più e andare ad aggiungere il dispositivo che vogliamo. In questo caso è Meter Plus. Quindi vedete che, andando a cliccare il tastino qua dietro, lui inizia la connessione, facciamo avanti e il dispositivo è subito connesso nell'applicazione Switchbot. Adesso, ovviamente, andandolo a muovere, spostare, si stanno spostando tutti i parametri di misurazione, e nell'applicazione adesso vi faccio vedere cosa vediamo con lui, perché ci permette dall'applicazione di vedere ovviamente quello che c'è nel display. Quindi quello che vediamo qua lo possiamo vedere dall'applicazione ovunque siamo, nell'abitazione e fuori dall'abitazione. Possiamo andare a vedere tutto quello che è il resoconto settimanale, mensile, dal punto di vista dell'umidità e delle temperature che ci sono state nei nostri ambienti. Vedete che abbiamo veramente dei grafici che ci danno temperature e umidità giorno per giorno, ora per ora, mese per mese. Sono incredibili tutti i dati che abbiamo. E poi, cliccando ovviamente l'ingranaggio, abbiamo il menu con tutto quello che è diciamo la configurazione dal punto di vista delle funzioni che ha questo dispositivo. E poi il dispositivo che veramente è super interessante, e l'avete visto nell'intro, è lui, lo Switchbot. Lui proprio si chiama Switchbot perché è questo dispositivo, ragazzi, che ha questa gambetta che gli permette di andare a tirare o premere qualsiasi tasto. Quindi voi direte: e vabbè, e cosa me ne faccio? Ragazzi, con questo e solo il suo biadesivo
dispositivo 3M potete andare a fare diventare smart qualsiasi dispositivo. Tipo io lo utilizzo nella lavatrice per metterla in pausa, perché sapete che se non avete 6 kW di corrente con i 3 kW classici, magari avete la lavatrice che va, dovete far andare la lavastoviglie, dovete accendere l'asciugacapelli o dovete accendere il forno, quindi tanti dispositivi che consumano in casa non possono funzionare contemporaneamente. Io tipo la lavatrice ce l'ho nel piano di sopra, e per non andare su ogni volta che la devo mettere in pausa ho messo questo dispositivo che va a premere il tasto pausa, visto che comunque la mia lavatrice non è una lavatrice smart di suo, quindi l'ho fatta diventare smart con questa. E per andare ad associare un nuovo SwitchBot al nostro ecosistema SwitchBot basterà andare a cliccare sul più dell'applicazione. Vedete che lui ha fatto la scannerizzazione e ha trovato questo SwitchBot, quindi faccio ok, faccio avanti, qua lascio tutto così altrimenti posso mettergli il nome che voglio, adesso lascio tutto come di default, faccio avanti ed ho già installato lo SwitchBot. Anche Alexa, vedete, ha riconosciuto che ho installato un nuovo dispositivo della SwitchBot, quindi tutto in maniera super semplice. A questo punto faccio ok e vedete che adesso qua ho due SwitchBot, uno bot DDD che è quello che avete visto installato sulla lavatrice prima, mentre qua ne ho uno nuovo ed è questo. Quindi se io vado a cliccarci sopra, qua ho tutte le funzioni dello SwitchBot e le cose più interessanti le troviamo ovviamente nella prima voce password e mode, dove possiamo dirgli cosa fare. Nella voce mode possiamo decidere se vogliamo che lui schiacci, quindi vada a premere un pulsante, o su switch mode lui tiri qualcosa. Praticamente su switch mode io ho fatto funzionare la cassetta del water, su press mode ho fatto schiacciare il pulsante della lavatrice. E qua una cosa davvero utile, soprattutto che mi è servita tanto per tirare l'acqua nella cassetta del water, è il tempo. Se noi gli diciamo un secondo, la funzione durerà solo un secondo, meglio il suo movimento di pressione sarà di un secondo. Se io adesso vado a fare conferma, esco, vado a cliccare su bot AF, eccolo qua, e vedete che la gambetta avrebbe spinto un pulsante e il tempo è stato di un secondo. Se io entro nelle impostazioni e vado ad allungare il tempo, vado a mettere 8 secondi per esempio, gli do ancora il comando di andare a premere il pulsante, vedrete che lui adesso, vedete, starà 8 secondi in questa posizione, quindi premerà per 8 secondi e poi tornerà indietro. Eccolo qua, e questo è interessante soprattutto per il discorso della cassetta dell'acqua, dove un secondo era troppo poco, quindi avevo messo un tempo di 8 secondi. Ovviamente per schiacciare un pulsante invece basta anche un secondo e il pulsante è schiacciato. Davvero davvero utili queste funzioni per questi SwitchBot. E poi avete visto nell'intro come sono riuscito con lui, utilizzando una piccola staffetta di alluminio, fissato col biadesivo alla staffetta di alluminio, che è il suo biadesivo che ha di serie. Poi nella confezione ne abbiamo anche uno di ricambio, perché ovviamente il biadesivo lo possiamo andare a sostituire nel caso volessimo spostare l'interruttore, perché non ci serve più su quel dispositivo in cui l'abbiamo montato e vogliamo metterlo su un altro dispositivo. Abbiamo nella confezione un altro biadesivo, però comunque è biadesivo 3M, su Amazon si può acquistare tranquillamente, è un rotolo di biadesivo 3M come questo, e bisogna solo tagliare la parte in cui si muove la gambetta che va a premere o tirare quello che vogliamo. E poi ho fissato sempre col biadesivo lui dentro nella cassetta del bagno, ma questo direi che possiamo andare a vederlo dal vivo come ho fatto e come funziona. Andiamo. Praticamente all'interno della cassetta del water ho montato lo SwitchBot, lo vedete lì, con una staffa a L in alluminio, tutto attaccato col biadesivo, perché ovviamente è tutto work in progress, e un filo da pesca che va a tirare il galleggiante, perché questi SwitchBot si possono utilizzare sia per andare a schiacciare tasti che la funzione messa al contrario, cioè lui anziché schiacciare va a tirare. Quindi ha molteplici funzioni di utilizzo, e per fare questo, ragazzi, è tanta tanta roba. Lo riproviamo? Alexa, tira l'acqua. La tiro subito, Andrea. Ho
Ok, avete visto come con un piccolo accessorio come questo, qualsiasi dispositivo che funziona meccanicamente, lo possiamo tentare di rendere smart, ed è disponibile sia in bianco che in nero, se non sbaglio, io ce li ho bianchi. Poi abbiamo questa, che è la scatoletta che avete visto anche nel primo video, dove ho portato il motion sensor, perché per fare funzionare l'ecosistema Switchbot bisogna avere lei. Questo appunto è il cervello di tutto, lei costa intorno ai 35 euro e ci permette di far funzionare qualsiasi dispositivo. Se ne può avere più di una di queste, perché si può avere una in un piano, una in un altro piano dell'abitazione, perché lei, oltre che comandare dispositivi che magari abbiamo all'interno di quel piano, comunque nella nostra abitazione, è in grado di riprodurre i comandi a raggi infrarossi. Cosa vuol dire? Che lei, andandola a configurare come ci fa vedere l'applicazione Switchbot, in pochissimi passaggi possiamo andare a riprodurre il segnale infrarossi di qualsiasi telecomando, quindi che sia una televisione, che sia un condizionatore. Io ce l'ho per attivare e spegnere il condizionatore, perché io in camera ho il condizionatore, quello mobile, e per accendere e spegnerlo dal piano di sotto, dove ho il piano giorno, per non andare su e giù ogni volta per accenderlo e spegnerlo, con questo dal mio smartphone faccio partire e spegnere il condizionatore. In più si può ovviamente anche comandare i condizionatori, quelli fissi, perché comunque anche loro hanno un comando ad infrarossi, e andare a modificare anche la temperatura. Praticamente andiamo a riprodurre dall'applicazione tutto quello che sono i tasti e le funzioni che abbiamo nel dispositivo che vogliamo comandare. Questo è fantastico, perché comunque sono tantissimi dispositivi che funzionano ancora comunque con un radiocomando ad infrarosso, e questo va a sostituire appunto quello e rende quel dispositivo, se vogliamo, anche lui smart. E per farvi vedere questa cosa, adesso se io vado dentro in Hub Mini 7D e vado a fare Add Remote Control, qua posso andare ad aggiungere, vedete, tutti i tipi di dispositivi che normalmente funzionano con un comando ad infrarosso. Vedete, dall'aria condizionata alla TV, alle luci, al DVD, alle fotocamere, ai proiettori, ai ventilatori, ai deumidificatori, cioè c'è veramente veramente di tutto. E poi oggi andiamo a vedere lei, questa videocamera di sorveglianza, che ruota praticamente a 360 gradi, e in più ha l'inclinazione anche della videocamera dall'alto verso il basso, quindi ruota e sale verso il basso. Praticamente abbiamo una visuale davvero a 360 gradi, e questo prodotto, ragazzi, è incredibile. Uno, perché è silenziosissimo, quindi non la sentiamo muovere o girare, perché è molto molto silenziosa, e attualmente costa 25 euro, è pazzesco. Lei riesce a darci una qualità video a 1080p, quindi un full HD. Qua sotto abbiamo la possibilità di inserire una micro SD per registrare i video. Lei può registrare i video in maniera continua o registrare solo piccoli video quando rileva un movimento, ed è utile, secondo me, in tantissime situazioni, perché la possiamo utilizzare se abbiamo degli animali domestici, non siamo in casa, per controllarli, perché lei ha sia l'active track sulle persone, quindi se attiviamo l'active track lei seguirà solo le persone, altrimenti rimarrà ferma e la potremo muovere noi, se vogliamo, dallo smartphone, farla girare noi manualmente. Altra funzione sempre di tracking, ma che va a seguire qualsiasi tipo di movimento. In più abbiamo una visuale notturna che possiamo scegliere se attivare in maniera manuale o automatica, altrimenti passerà lei appunto in modalità notturna quando c'è poca luce. E abbiamo, come tutti i prodotti Switchbot, una cosa che non vi ho detto: abbiamo all'interno delle confezioni tutti i supporti per andare a fissare, tipo questo, che ovviamente ha questa parte dietro che possiamo chiudere o andare ad aprire, che fa ovviamente da cavalletto, o altrimenti possiamo andare a fissarla con un piccolo fisher. Qua vedete che c'è il buchino per fissarla, o all'interno abbiamo anche biadesivo magnetico per attaccarlo su qualcosa di metallo, quindi potremo andare a attaccare e staccare. Cioè veramente tutti i prodotti Switchbot hanno dalla loro, che all'interno della confezione troviamo di tutto. E in più, come in questo termometro e misuratore di temperatura, abbiamo
abbiamo già all'interno anche le batterie, che normalmente nei prodotti low cost molto economici le batterie non sono mai incluse. Nei prodotti Switchbot, se il prodotto funziona a batteria, all'interno ci sono le batterie, ed è una cosa che veramente è stranissima. L'unica cosa che mi dispiace di questo marchio è che sia il manuale di istruzioni è solo in lingua inglese e che l'applicazione è solo in lingua inglese, e questo è un peccato, perché se ci fosse stata la lingua italiana sarebbe stato veramente il top, praticamente sarebbe stato un ecosistema incredibile. Come vi ho detto inizio video, l'ecosistema Switchbot si integra benissimo con Amazon Alexa. In questo caso abbiamo qua la versione Echo Show da 8 pollici, però funziona anche con la versione quella senza display, cioè ovviamente non avremo le immagini della videocamera per esempio, però dal punto di vista dei comandi funziona anche con la versione senza display. Infatti quella che c'era nel bagno, che ha dato i comandi al water per tirare l'acqua, è data da appunto una versione classica, quella diciamo da 30 euro. E poi il bello dell'integrazione con Alexa, che come è successo con la cassetta del water, possiamo dargli il comando che vogliamo, quindi andare a diciamo impostare quale sia la frase da dirgli per attivare la funzione, che la risposta che ci viene data da Alexa può essere veramente qualsiasi risposta, ed è questo che è fantastico. Ma questo come anche con loro appunto nel video, che comunque vi lascio qua sopra nelle schede, che ci dà la possibilità ovviamente di rilevare ovviamente l'intrusione di qualcuno, quindi l'avviso nello smartphone e via dicendo, perché sono dei sensori di movimento piccolissimi, che però oltre a fare quello, nell'integrazione dell'ecosistema vanno anche, se vogliamo, a dare altri comandi. Io appunto in quel video che dove lavoro recensiti davo il comando che quando rilevavano qualcuno accendevano le luci, facevano partire la musica di Spotify, cioè veramente sono pazzeschi in quello che si può fare. Questa è la videocamera, ok? Vedete che in questo caso inquadra la mia mano. Se io muovo con il dito sul display, vado a girare la telecamera, faccio ruotare, ovviamente c'è un ritardo dal suo movimento che è praticamente istantaneo quasi al movimento del mio dito a quello che è invece il ritorno video, ma questo è dovuto al segnale della mia rete domestica, perché come vi ho detto il router è molto lontano da questa scatoletta in questo momento, lei andrebbe ovviamente messa in un'altra posizione, ma il video devo farlo qui. Quindi detto questo, possiamo andare a decidere cliccando qua in alto la risoluzione tra SD e HD. Qua sotto abbiamo il menu dove possiamo andare ad attivare e disattivare funzioni. Poi abbiamo motion tracking, che è quello per seguire qualsiasi movimento. In questo caso attivo quella perché quindi qua magari non mi vede come figura umana perché sono seduto, però vedete che se io mi sposto da questa parte lei arriva da questa parte. Adesso mi giro di qua e torno dritto. Vado un attimo a disattivarle. Night mode, come vi ho detto, se lasciamo su auto capirà lei in automatico se quando è notte entrare in night mode. Abbiamo privacy mode per ovviamente vedete che lei in questo caso va a chiudersi, quindi non va più ad inquadrare, quindi si gira totalmente e passa dove c'è la scritta Switchbot. Questo appunto per un discorso di privacy. Quando la telecamera è messa così sappiamo che nessuno ci sta inquadrando, e quindi abbiamo dato la privacy a chiunque c'è con noi. Se vado a cliccare qua vado a far tornare l'immagine video. Poi abbiamo playback è diciamo dove posso andare a vedere tutto quello che la micro SD ha registrato. Come vi ho detto può registrare sia a ciclo continuo che solo quando rileva un movimento. Questo lo andremo a decidere esattamente in questo menu, perché qua possiamo configurare praticamente tutto di questa videocamera di sorveglianza. Adesso voglio farvi vedere la telecamera nel mio Echo Show. Allora io ho impostato in Amazon Alexa, dove possiamo andare a configurare, perché una volta che i prodotti si integrano con Amazon Alexa anche dall'applicazione di Alexa possiamo andare a configurare e decidere le funzioni, le cose che dobbiamo dire ad Alexa, quindi come chiamare una videocamera, perché possiamo utilizzare anche solo Alexa per andare a diciamo gestire la videocamera. Quindi se io dovessi dirgli Alexa mostrami studio, adesso va a caricare. Adesso sentite il mio audio che esce da qua, quindi farà un casino incredibile. E se io vado ad attivare il microfono l'audio diventa bidirezionale, cioè un macello incredibile. Aspettate che abbasso l'audio.
Adesso vado a muovere la telecamera, giusto per farvi capire. Se io vado a muovere la telecamera da qua, ovviamente si muove anche lì. Come vi ho detto, poi tutto può essere più o meno ritardato in base alla connessione della rete domestica, che come vi ho detto in questo caso è molto lontana, perché questa scatoletta non dovrebbe essere in questa posizione, come normalmente non lo è. Quindi ragazzi, se questo mio video dedicato al mondo Switchbot e all'ecosistema Switchbot vi è piaciuto e vi è stato utile, l'avete trovato interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler, anche di questi prodotti sono arrivati tanti spoiler, location di dove vado a far volare i miei droni. Sempre se vi va, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e la tecnologia in generale, e i prodotti Switchbot sicuramente li troverete anche lì. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao e al prossimo video.